la sistemazione e il rifacimento del foglio. Poi un'altra richiesta relativa alle rastrelliere di utilizzo privato, non per intenderci di ByteMe, in quanto nei prossimi mesi ci sarà un nuovo bando per acquistare credo circa 1400, se non sbaglio, nuove rastrelliere. E siccome all'interno di Villa Litta non c'è ancora la rastrelliera dopo 2 anni ed è uno dei, diciamo, dei luoghi più frequentati dagli utenti sia della biblioteca che del parco, la richiesta chiede alla Presidente della Commissione Ambiente di farsi carico per avere l'elenco delle nuove rastrelliere e dall'assessorato e di convocare una commissione in cui fare, diciamo, una verifica delle proposte di queste, delle postazioni di queste nuove rastrelliere, eventualmente per dare delle priorità. E poi ho un'interrogazione per l'assessorato all'urbanistica, in quanto alcuni mesi fa, ormai quasi un anno fa, i residenti di via Giudice Donadoni erano venuti a richiedere un'area di proprietà del comune per prenderla in carico attraverso il bando, se non ricordo male, dovrebbe essere i giardini condivisi. In quest'area ci sono, si è visto che c'è la presenza di materiale edile e di persone che a una verifica della Polizia Municipale sembra non abbiano l'autorizzazione. Quindi l'interrogazione chiede all'assessore De Cesaris se la presenza del suddetto materiale di eventuali individui sia stata autorizzata in passato, però io non riesco a parlare in questo modo qui, ragazzi. Nel caso si tratti di abusivismo, se si stia procedendo ad un'azione legale. Si chiede se ci sono dati relativamente allo stato di contaminazione dell'area e si chiede infine se l'assessorato all'urbanistica abbia dei progetti sull'area a riguardo. Grazie. Due brevi considerazioni sulla situazione che stiamo vivendo a Milano con questa approvazione di questo bilancio, che ormai è il terzo bilancio della giunta Pisapia, quindi non possiamo più nasconderci sulla questione dei punti di bilancio, della problematica che sono causa del governo precedente, della giunta Moratti, eccetera, eccetera. Qui si tratta di un bilancio che realmente è frutto di attività svolte da questa giunta, ed effettivamente il vento è cambiato, ma è cambiato in una burrasca, perché ci troviamo in una situazione dove, a fronte di tantissime aumenti di costi, quindi di spese per i nostri cittadini che si troveranno a pagare sia per quanto riguarda l'IRPEF più alto, cosa che invece quando c'era la Moratti nel 2010 non si pagava, sui rifiuti pagheremo di più perché ci sarà la TARES, pagheremo di più di IMU nonostante ai tempi invece la prima casa con l'IMU non si pagava, il suolo pubblico non ne parliamo di quanto è stato aumentato il suolo pubblico, ma uno si dice vabbè, se ci sono delle cose che comunque sono state importanti o sono servite a risolvere qualche cosa, forse Pisapia verrà ricordato per qualcosa di importante. E allora cosa facciamo? Ricordiamo di qualche cosa che ha fatto Pisapia di importante. Il bike sharing? No, il bike sharing non l'ha fatto la Moratti. Allora forse la chiusura del centro? No, neanche quello, perché l'area C l'ha fatta lui aumentando i prezzi, ma l'area C era già stata fatta con la Moratti. Allora vediamo qualche altra cosa, il miglioramento delle linee della TN, no, anche la TN, anche la metropolitana via 4 era stata fatta e predisposta dalla giunta Moratti, invece guarda caso l'aumento del biglietto a TN è stato fatto dalla giunta Pisapia.
basta di soggiorno. Allora sicuramente questo l'aveva fatto invece il governo di Zamorati, no, purtroppo anche questo, l'aumento di ben 27 milioni di euro è stato fatto con l'iniezione di Pisapia, che quindi ha aumentato le tasse. Allora sicuramente sono state eliminate le liste d'attesa degli asili, no, guarda caso nel 2010 le liste d'attesa degli asili erano zero con la Moratti, mentre quest'anno 800 bambini sono ancora in lista d'attesa. Perché? Perché sono stati ridotti i fondi per le scuole paritarie che possono ospitare questi tipi di bambini degli asili nido. Quindi cosa ci dobbiamo ricordare? Che ci ricordiamo di Pisapia soltanto per le tasse che sono aumentate e per i servizi che sono diminuiti. È una considerazione che vi auguro che possiate smentirmi, ma dubito che sia una possibilità fatta, soprattutto considerando questo bilancio che andate ad approvare, che lacrime e sangue soprattutto per i cittadini e soprattutto anche per gli anziani, che erano le fasce che voi consideravate invece da proteggere e da tutelare. Forse solo i nomadi avranno qualche cosa di positivo, perché erano dei locali e degli spazi. No, i nomadi non li comprendo. Invece un'altra cosa che volevo appuntare era l'argomento che poi ci porterà alla surroga del consigliere di Missione Roberto e alla convalida del consigliere subentrante Paese. È circolato, diciamo, delle voci tali per cui il consigliere Bertoli sia stato costretto o aveva il terrore che magari qualcuno non sostenesse da parte nostra la sua tesi. Invece devo smentirlo categoricamente: il consigliere Bertoli ha scelto autonomamente di mettersi, sebbene il gruppo PDL e sebbene anche le attività del consiglio erano totalmente nell'azione di difendere un cittadino, un consigliere che per il solo fatto di avere quattro figli aveva per un certo periodo di tempo dovuto abbandonare l'attività consigliare. Ma sicuramente se avesse voluto continuare la propria attività di consigliere da quando è tornato quella settimana, noi avremmo sicuramente difeso le prerogative di un consigliere che, per il fatto che abbia quattro figli, non deve essere limitato nella sua azione politica, e quindi avrebbe dovuto sicuramente, e noi l'avremmo difeso e sostenuto le sue tesi se avesse voluto continuare la sua attività. Ha scelto, e lo ringraziamo per questo, soltanto perché abbiamo sottolineato che è una scelta sua personale e noi non siamo a sindacare. Ringraziamo il capogruppo dei DS, del PD, che adesso è PD, perché ha sostenuto anche lui la tesi che naturalmente se c'è un impedimento dovuto a un problema familiare, sicuramente questo è un impedimento che non legittima la esclusione in un'attività politica e consigliare, perché la famiglia sicuramente deve venire prima dell'attività politica, se si riesce a contemperare gli interessi è una cosa positiva, ma non è un impedimento o non è qualcosa di non considerabile il fatto di avere una famiglia numerosa e poter voler stare vicino ai figli durante i giorni di consiglio, soprattutto nei primi 4-5 mesi di vita del bambino. L'altro aspetto che volevo considerare è l'aspetto del nostro partito, Popolo della Libertà, che a breve avremo una comunicazione ufficiale che sarà, non si è sciolto, ha cambiato. Non sappiamo quando arriverà l'ufficialità di questo, ma già vi comunico che con orgoglio sono contento di ritornare a Forza Italia, che mi ha visto come uno dei soci fondatori. Consigliere Piatti. Grazie. Grazie. No, credo che questo intervento possa interessare tutti. L'altro giorno ho preso in mano le interrogazioni e le mozioni che ho cominciato a fare da settembre del 2011
e effettivamente ho notato che numerose di esse giacciono ancora in fondo ai cassetti degli assessorati. Una, non ho, io non ho mai spinto, perché chiaramente capisco gli assessori avranno di meglio da fare con tutti questi aumenti di tasse, sicuramente saranno impegnati in quello. Detto questo, sarebbe utile, perché molte di queste interrogazioni sono poi mozioni, sono mozioni che si ripetono costantemente all'interno del Consiglio, ma non solo a parte mia, ho visto altre mozioni via via susseguirsi che magari avevamo già trattato e che purtroppo però non avevano trovato nemmeno una risposta negativa, perché basterebbe anche quella, non è che chiedo per forza che tutto quello che esce da qui dentro poi gli assessori lo portino in altro. Sarebbe però carino che si rispondesse. Ad esempio, ce n'è una che risale, la seconda interrogazione che fece risale a settembre del 2011 e io non ho ancora ricevuto risposta. Questa sera non ho preparato il plico delle interrogazioni e delle mozioni di risposta. Settimana prossima le porterò, Presidente, che le riconsegnerò, non tanto perché so che lei le dia immediatamente agli assessorati, ma magari così vedendole risolleciterà gli assessori a rispondere, soprattutto sulla questione magari importante, l'asto di centro, non ci sono le rastrelliere per le biciclette, ce ne sono pochissime, le biciclette sono sui pali, sono parcheggiate contro le vie dei palazzi, e quella interrogazione risaliva a ottobre del 2011 e nessuno mai ha avuto il buon gusto di rispondere. Nel frattempo si è conclusa la pista ciclabile, magari era il caso di rispondere, delle strisce pedonali in alcune situazioni, l'illuminazione su via Pellegrino Rossi che è veramente scarsa, i nostri ci sono dei punti bui e molto pericolosi, negli anni diverse persone sono rimaste due volte in incidenti proprio a causa di questo, anche investimenti non gravi per fortuna, ma non è che deve scappare il morto per forza affinché qualcuno intervenga. Quindi io capisco anche la sua difficoltà, Presidente, perché lei lo so che le manda immediatamente, però magari sollecitiamo, sperando di avere risposta, perché abbiamo qui provato a farne una sola, quella relativa alle aree di via Chiese di Cocca, l'abbiamo mandata tre volte e io sono ancora qui, che attendo l'assessore De Cesare che scriva, darmi una risposta, almeno per capire qual è la volontà del comune, visto che ci sono numerosi cittadini che continuano a chiedermelo e io purtroppo non so cosa rispondergli, ma anche volendo parlare della caserma del Corpo Forestale dello Stato che sta venendo edificata in via Salis ad Ascoli, e anche lì, ahimè, io da maggio che attendo, qua per fortuna sono solo 5 mesi, però magari se riusciamo a farci dare qualche risposta sarebbe utile a noi per il nostro lavoro e ai cittadini per sapere quali sono le intenzioni dell'amministrazione comunale. Grazie. Grazie, consigliere Pellegrini. Grazie Presidente, buonasera a tutti, allora ho un paio di segnalazioni che non leggo, le presento velocemente, chiedo il ripristino del mio corto all'attraversamento pedonale di via Lanzaro Sauro, angolo Sarca, via Sarca, le adiacenze della metro 5 Lilla, poi consegnerò la richiesta. L'altra segnalazione mi interviene sempre da alcuni cittadini che chiedono la messa in sicurezza dell'area che è possibilità di eliminare l'entrata in via Cagrande, angolo via La Furba. Pare che sia caduta una bomba, come siano conciati il manto stradale. Quindi qua si chiedono degli interventi ai settori. Io ci provo ancora a portare qualcosa in consiglio. Spero che poi, come diceva il collega, visto che puntualmente mando a lei, Presidente, i solleciti, mi dispiace anche disturbarla settimanalmente, cioè ogni volta cadenza settimanale mando al Presidente, credo a qualcuno dei capigruppi a dargli copia, e me ne scuso a chi magari dimentico, ed è sempre la solita litania, che imbarazza anche a volte, però credo che l'imbarazzo sia forse più del Presidente di zona e dei componenti della maggioranza che non hanno neppure a rispondere, perché sentono questo muro di silenzio da parte dell'amministrazione comunale che non dà risposta, non dà riscontro a tutte queste interrogazioni che
la maggioranza, credo qualche volta, la parte dell'opposizione inoltre al Consiglio di zona. Quindi in qualche maniera l'autorevolezza del Consiglio cade, perché se un'amministrazione non risponde al Consiglio di zona vuol dire che il Consiglio di zona non conta nulla, perché se no non c'è altra spiegazione. Ritornando al Presidente Sivi, io voglio solo chiedere una gentilezza, visto che il magico Maran, l'assessore Maran, ci ha promesso mesi fa di intervenire sull'intersezione testimoniale e abbiamo dei fiori documenti che attestano la volontà, vogliamo capire a quando questo intervento, perché i cittadini hanno piene le scuse, se si può dire, chiedo scusa per la volgarità, ma questa intersezione interessa, si vuole intervenire o si vuole prendere in giro i cittadini? Perché per fare un intervento lì ci vuole poco tempo, bisogna capire se il Comune di Milano vuol fare lui o aspetta chissà chi che lo venga a fare, perché se aspettate ancora un po', magari qualche cittadino prende il tram e va e porta via quel pezzo di banchina del tram che non passa più. Ma non prendiamoci in giro, per piacere. Grazie, mi scuso. Un'altra cosa, presento una mozione relativa alla messa in sicurezza di Viale Sarca all'altezza dei civici 322 e 324. Per chi non lo sapesse, sono dei disabili di nuova costruzione che stanno su Viale Sarca e cittadini di questi stabili mi hanno mandato diverse mail, diverse fotografie dove mi fanno comprendere che manca qualcosa. Vado a leggerla velocemente. Premesso che il tracciato di Viale Sarca è costituito da un lungo rettilineo sul quale si affacciano numerosi stabili ad alta densità abitativa, premesso che nel suddetto viale, all'altezza dei civici 322 e 324, sono sorti nuovi numerosi stabili residenziali, considerato che Viale Sarca è una strada ad alta densità di traffico veicolare che collega Milano con Sesto San Giovanni, considerato che i cittadini residenti degli stabili di nuova costruzione sono seriamente preoccupati per la grande situazione di pericolosità che va crescendo e quindi per pericolosità delle persone che percorrono o attraversano suddetto viale. Appurato che negli ultimi mesi vi è stata un'escalation di incidenti tra veicoli causati soprattutto dall'alta velocità con la quale viene percorso viale, appunto che risulta sempre adeguata segnaletica per l'attraversamento pedonale all'altezza delle nuove palazzine e idonei dispositivi di distorsione della velocità veicolare. Si chiede al Presidente del Consiglio di zona 9, al Presidente della Commissione Territorio, all'Assessore Maran e ai settori competenti come Milano di approntare con massima urgenza un progetto di messa in sicurezza del tratto di strada segnalato, prevedendo l'installazione di idonee dissuasori di velocità, l'integrazione della segnaletica orizzontale e verticale e, in generale, una maggiore fluidità dei percorsi pedonali. Per finire, visto che forse è arrivato a tutti la mail della Presidente Bursoni che ci aggiornava su quanto era avvenuto settimana scorsa porzioni di Parco Nord, la Torre di Terra e la rotatoria di Arezzo, io credo che tutti voi avete potuto leggere e capire che quando si urlava lupo a lupo non era normale, non era una cosa che si inventava la Lega Nord o qualche cittadino pazzo che aveva in mente di fare cinema. Mi sembra che dei risultati ci sono. E sono abbastanza selezionati in una maniera dettagliata, sono risultati che preoccupano molto. Quindi chiediamo ai consiglieri di maggioranza, quando noi presentiamo dei documenti, non li presentiamo così perché ci piace presentarli, ma perché dietro a certi documenti ci sono tanti cittadini che ci vengono a raccontare e ci vengono a descrivere le situazioni di disagio che vivono nei quartieri. Quindi io spero che abbiate capito che i consiglieri della Lega Nord non sono qua a macchiare gli uguali, sono qua a fare un lavoro serio, un lavoro per i cittadini e per la comunità. Quindi questo volevo chiedere, e comunque noi ci siamo sempre, e c'è anche il modo del dialogo
con le forze di opposizione e anche con la maggioranza. Chiedo scusa e grazie. Consigliere Faregna. Grazie Presidente. Io questa sera per rappresentare un'interrogazione che ha per oggetto il ripristino del doppio senso di circolazione via Giulio da Filicae e passo con la legge 42 in via Renato Cesare. Il giorno 8-9-2013 è terminato i lavori di realizzazione del nuovo prodotto di via Cesare da Filicae. Ma la riapertura della circolazione stradale, per via di colza, è stata delle varianti in merito alla circolazione stessa. Il motivo che hanno continuato la variante di via Cesare da doppio senso di circolazione, senso unico verso il motore, è stato il cambiamento di percorso della linea 42. Settimana me ne fregano uno. Le conseguenze di queste condizioni hanno generato situazioni critiche di circolazione, in modo particolare migliorando le aperture e chiusura delle scuole di Cesare. Mi permetto di segnalare che lo stato di fatto, cioè il mancato ritorno al tragitto della 42, è un percorso lungo e tortuoso in cui sono obbligati a percorrere per intendersi delle giornate residenti delle vie macchie cesare risultano essere penalizzati. E alla luce di quanto sopra esposto, chiedo di portare la criticità all'attenzione degli organi di competenza e sollecitare ritorno alla circolazione stradale che c'era prima dell'inizio dei lavori, alla realizzazione del prodotto. E di essere informati sui motivi per cui l'autobus 42 ad oggi non ha ancora ripreso il presunto precedente lavori e di ripristino del doppio senso di circolazione della via della Corsa Finita. Grazie. Grazie, andiamo con la terza. Grazie. Presento una mozione con cui vorrei interessare il Consiglio di zona e in particolare il Presidente della Commissione Ambiente relativamente al torrente Seveso e alle vasche di laminazione di Senago. Faccio un preambolo che non riporto nella mozione. A quanto pare c'è un progetto che ovviamente sicuramente i referenti dei Consigli di zona conoscono bene, per quanto riguarda appunto il problema della... per quanto riguarda il problema dell'esondazione del Seveso, un progetto diciamo di largo respiro che prevederebbe 4 vasche di laminazione prima che il Seveso arrivi a Milano. Di queste 4 vasche, 3 sarebbero collegate lungo il torrente Seveso e quindi più o meno allentate sul Seveso, a Paderno Dugnano e a Varego. La quarta vasca invece è prevista, anzi altre 2 vasche sono previste a Senago, solo che Senago dal Seveso dista 7 km, per cui ha bisogno di un canale spolmatore che ha le sue, diciamo, ha il suo costo oltre che i suoi limiti anche progettuali. Quindi di tutto questo progetto sembra che in regione si stia andando verso la realizzazione della vasca di laminazione di Senago e il completamento del canale spolmatore. Scusate consigliere, è davvero molto difficile sentire l'intervento del consigliere La Terza, per cui chi non fosse interessato è pregato di uscire, chi resta in aula è pregato cortesemente di mantenere un po' di silenzio in modo tale che si possa ascoltare. Questione di rispetto anche nei confronti del nostro collega. Quindi con il collega Newsday abbiamo avuto modo di seguire anche le relazioni di chi ha partecipato a un gruppo di lavoro istituito nel comune di Senago che dimostra, diciamo, che dimostra quanto la scelta di realizzare la vasca di Senago sia costosa e poco efficiente. In tutto questo sembra che per i lavori di Senago il Comune di Milano ci metta un finanziamento. E quindi in base a queste notizie, in base principalmente all'inefficienza della soluzione e al fatto che il Comune di Milano
mette dei soldi, volevamo interessare gli assessori Maran e Granelli. Per inciso, per chi sta studiando il problema del Seveso e chi volevo ricordare una cosa, al momento il canale scolmatore sta funzionando in regime provvisorio, in regime di collaudo. Questo permette di superare certi limiti di sicurezza, per cui se ad oggi anni guarda, negli ultimi, possiamo dire quasi 2 anni, non abbiamo avuto esondazioni di rilievo, è perché il canale scolmatore sta andando oltre i limiti e visto che è controllato, diciamo, ci sta andando bene. La soluzione a regime non è una soluzione che funziona, oltre al fatto che i soldi che servono per realizzare canale scolmatore e vasca di laminazione sono molti di più di quelli che servirebbero per realizzare la stessa vasca a ridosso del Seveso. Quindi con questa mozione si chiede agli assessori Maran e Granelli se corrisponde al vero che l'amministrazione di Milano abbia deciso di stanziare un fondo per contribuire alla costruzione delle vasche di laminazione del comune di Senato, se ne chiede il riferimento all'eventuale delibera o determina. Si chiede alla Presidenza del Consiglio di Zona 9 e alla Commissione Ambiente di convocare una commissione invitando i tecnici del Comune di Milano che hanno eseguito le valutazioni al riguardo per un confronto con la cittadinanza e i consiglieri di Zona 9. Grazie. Grazie consigliere Ferrari. Grazie Presidente. Vado a presentare la mozione urgente successivamente dopo aver fatto alcune delucidazioni su quelle che sono le dichiarazioni che sono comparse, voglio precisare. Mi è stato riferito, ho preso visione di un comunicato che è uscito dal gruppo del Partito Democratico di Zona 9, che per quanto mi fa sentito, perché diceva che riportavo dichiarazioni false. Sono pure semplici opinioni da me espresse, considerazioni che ho fatto in funzione di quella che era la proposta di delibera, per quanto insolita, perché il 12 settembre di quest'anno, invece che il 5 come doveva innanzi essere, il Consiglio di Zona doveva prendere in oggetto una delibera che proponeva la valutazione. Poi andando a risfogliare la richiesta della delibera, è molto singolare riscontrare che l'oggetto della delibera era di dichiarare il decreto del consigliere e non la valutazione come dell'oggetto. Quindi rimango nella posizione che ho sottolineato in quella lettera, trovo inaccettabile il comportamento che si è tenuto, pur accogliendo di buon grado il consigliere Paese, ritengo che sia venuta a mancare un pezzettino di democrazia in questo consiglio. Tuttavia i lavori devono andare avanti, presento questa mozione che riguarda la proposta di riduzione degli abbonamenti della TN. Andrò a leggerla, non ho raccolto le firme per l'urgenza, tuttavia voglio presentarla questa sera e discuterla appena sarà possibile. Allora, premesso che il 29 luglio del 2011 l'amministrazione centrale ha previsto un aumento pari al 50% del valore del titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale, si è passati quindi a un euro per il costo del singolo biglietto, a 1,50 euro. Rimanevano invece invariati i costi per gli abbonamenti, venivano in questo modo garantiti 27 milioni di euro di investimento per il servizio di trasporto pubblico milanese, come la dichiarazione dell'assessore Maran. Il 2 agosto 2013 la giunta comunale ha previsto un aumento degli abbonamenti ATN anche per le fasce più disagiate, come sotto dettagliato. Si è passati da un abbonamento annuale per gli over 60 da 170 euro a 300, con una variazione percentuale del più 76,5%. L'abbonamento mensile per gli over 60 da 16 euro a 30 euro.
una variazione percentuale del più 87,5%, ma per un aumento annuale per gli under 26, passando da 170 euro a 200 euro, una variazione percentuale del 17,6%. Un abbonamento mensile per gli under 26 da 17 euro a 22 euro, una variazione percentuale del 29,5%. L'abbonamento settimanale è passato da 8,40 euro a 10 euro, con una variazione percentuale del 19%. L'abbonamento mensile da 30 euro è passato a 35, con una variazione percentuale del 16,5%. Considerato che il bilancio preventivo del Comune di Milano riferito all'anno 2012 evidenziava una previsione di spesa, i dati sono ufficiali tratti dal sito del Comune attraverso un documento che è pubblicato sul sito, quindi dicevo evidenzia una previsione di spesa corrente, quindi stipendi, affitti, consulenze, superiore rispetto al bilancio consuntivo del 2011 di circa 1 miliardo. Infatti leggendo il documento si è passato da 2 miliardi e 300 milioni di euro a 3 miliardi e 300 milioni di euro. Questa è l'opera di spending review che ha fatto il Comune di Milano. Poi, continuando, il bilancio preventivo del Comune di Milano riferito all'anno 2012 vedrà rispetto al bilancio consuntivo del 2011 un aumento delle imposte da 455,7 milioni a 842,8 milioni. Signori, le imposte sono aumentate da 455 a 842 milioni. Un aumento delle tasse da 228,6 milioni a 281,6 milioni di euro. L'aumento dell'imposizione fiscale è evidente che è finalizzato almeno in parte all'aumento della spesa corrente, cioè quindi sta rialzando imposte e tasse per riuscire a aumentare quella che è la spesa corrente. Questo tuttavia tra le opere strategiche per Expo 2015 veniva indicata la metro 4, che con verbale firmato il 6 marzo del 2012 il Comune di Milano sancisce come obiettivo definitivo l'apertura della prima tratta di questa metropolitana con stazione metropolitana Linate, quartiere Fornanini e Fornanini FS. Obiettivo che oggi non appare assolutamente realizzabile, infatti siamo tutti sull'apertura della singola fermata della metropolitana. Siamo l'unica città in Italia che non ha la metropolitana numero 4 ma ha già la metropolitana numero 5. Poi, segue, i cittadini milanesi a causa di una generale congiuntura economica negativa stanno pagando duramente l'effetto di una maggiore imposizione fiscale accompagnata dall'aumento dei costi dei servizi tra cui quelli di ATM, la quale non sembra rispettare neppure gli impegni. Quindi viene richiesto un aumento in funzione di dilatare investimenti e poi non si seguono neanche gli investimenti che si è scelto di cantierizzare. Cito M4 perché non vorrei citare altre soluzioni come Pedemontana, TEM, Metro 4, Metro 6, tutte opere che erano state preventivate nel dossier Expo, che sarà permesso di vincere la candidatura di Milano. Ho contato il dato medio di variazione percentuale degli abbonamenti e come dato medio risulta un aumento del 42,3% in UBM. Per sintetizzare, date queste premesse, si richiede che al sindaco e alla giunta del Comune di Milano di ripristinare i valori precedenti al 2 agosto 2013 per le tariffe degli abbonamenti ATM. Ho finito la mozione e ringrazio tutti i consiglieri per la grazia. Grazie Presidente. Solo brevemente per dire per relazionare in merito all'incontro relativo al DUC 25 aprile.
ho partecipato appunto a questo incontro che finalmente è partito, sta finalmente partendo l'iter per ottenere il riconoscimento regionale del DUC 25 aprile. Ai membri dell'esecutivo è stato consegnato un questionario relativo a questo DUC. Quando arriveranno i risultati di detto questionario partirà l'iter per il riconoscimento del DUC 25 aprile. Grazie. Grazie Presidente. Io volevo una richiesta e in particolare lo spostamento della targa in mano che indica la via Montalbano per quanto riguarda il zona 9. La richiesta volevo in particolare presentarla alla commissione urbanistica, dato che la competenza mi sembra quella di, diciamo così, virata. A seguito di segnalazione da parte dei cittadini residenti in via Monzambano di Guarda, presso i civici che vanno dal numero 3 al numero 13, si chiede lo spostamento della targa in mano che indica il nome della via e il residente dei civici sulla parte opposta del marciapiede rispetto all'attuale collocazione, poiché l'attuale collocazione appunto non consente l'immediata lettura ad eventuali mezzi di soccorso che dovessero intervenire presso i civici della suddetta via. Sicuro di un vostro e di un suo presidente cortese riscontro positivo, porto grazie consigliere Tondero, consigliere Cussi. Grazie presidente, un'interrogazione al presidente Sinti relativo al palazzo di assicurazioni del Trosor che si trova tra il Castiglia e la Fondoria. Si chiede quale sia lo stato. Si chiede quale sia lo stato dell'arte dell'immobile in oggetto e se il comune abbia qualche progetto in merito all'immobile che attualmente è abbandonato e oggetto lo scorso maggio di occupazioni abusive. Sappiamo dalla cronaca che è un bacamite molto travagliato perché è stato costruito da Ligresti, una società di Ligresti, la società di Inco che è fallita, deve esserci un centro commerciale, poi un parcheggio a 400 posti. Il problema vero è che veramente che se si passa in quella via veramente lo riconosco, cioè all'interno di un bellissimo quartiere di Porta Nuova, è gigante, è di fianco a un giardino bellissimo che sta sorgendo ed è uno scempio avere in centro Milano un palazzo del genere. Qui volevo capire se il comune in qualche modo si è attivato e quale sia la situazione del mondo. Un altro problema, una segnalazione che voglio fare viene da un cittadino della zona del Guarda che mi scrive questo riferimento che come situazione. Da un po' di giorni tornando a casa dall'ufficio un impatto in questa coda odiosa che si traccia di via Remitalico causa del restringimento delle corsie in via Remitalico di tutta la realizzazione di pista ciclabile. Le sue constatazioni sono che di pista ciclabile non c'era meno bisogno dal momento che ce ne sono già molte all'interno del parco che coprono la stessa direzione della nuova pista. Il traffico prima di quell'infausto di un infausto intervento scorreva regolarmente e utilizzare quella strada era una bellezza. Ora si creano code per centinaia di metri e si eleva la concentrazione di CO2 nella zona interessata. La posizione del TDL su questo punto era stata di sfruttare appunto le piste del parco, la posizione a maggioranza era diversa. Credo che i cittadini si stiano rendendo conto che in realtà la soluzione attuata non è congeniale né in fase attuativa di predisposizione della strada ciclabile né in fase, successivamente una volta realizzata, visto che come viene testimoniato la possibilità di muovere su due ruote è già abbondata ascoltando la verità di tanto di parco. Da ultimo è una mozione che presento insieme al consigliere Roberto Lorenzo e riguarda l'attività che svolge una donna, che è Paola Monzi, che è fondatrice e direttrice del Centro di Aiuto alla Vista della Clinica Mangiacarne. Svolge un'attività importantissima da 30 anni, su tutto il territorio milanese, per una grandissima importanza e sicuramente ha aiutato moltissime persone e quindi anche sicuramente donne della zona 9. Le promozioni. Premesso che Paola Monzi, sorretta da un'improbabile fede nel valore della vita e spinta anche da una sua importante storia personale, ha fondato nel 1994
e dirige il centro di aiuto attivo nella clinica Mangiagalli, reparto maternità più importante di Milano, che in 29 anni ha incontrato 18.000 donne in condizioni di difficoltà economiche o personali, donne incinta che stavano pensando alla possibilità di ricorrere all'intervenzione volontaria di gravidanza. Considerato che con il sostegno morale, psicologico e con l'aiuto materiale, che è stato possibile anche grazie a fondi pubblici e privati destinati al centro, Paola Bonzi e i volontari del Cavaliere Mangiagalli, del centro, scusate, del Cavaliere, centro mentale Mangiagalli, hanno aiutato 16.000 di queste donne a portare a termine la loro gravidanza. E nessuna fra loro si è pentita di aver chiesto e ottenuto aiuto, moltissime sono tornate al centro con i loro bimbi per festeggiare la nascita in grazia dei volontari. Che perché è il dono della fede, quest'opera di Paola Bonzi è una preziosa testimonianza cristiana di fede del bene supremo della vita. Ma tutti i milanesi, credenti e laici, possono riconoscere nella sua storia il valore di una straordinaria solidarietà umana destinata a persone bisognose di aiuto. Si chiede a conscientizzare e sostenere la vigilia di 30 anni di attività del Cavo Mangiagalli presso il Comune di Milano il valore civile e sociale di quest'opera, assegnando finalmente a Paola Bonzi la più alta delle sue benemerenze civiche. Federico Imbruzzo e Marco Lorenzo. L'abbiamo presentata non come PDL ma come consigliere di zona per dare la possibilità a chi fosse interessato e condividesse questa mozione di sottoscriverla. Grazie. Grazie. Non ci sono altre persone che parlare. Ci sono altri interventi, passiamo alla nomina degli scrutatori. Il consigliere Viganò, capogruppo Viganò, scusi, consigliere Falegna, capogruppo Pellone, come scusatore. Abbiamo da comunicare alcuni verbali, verbali 86, 87, 88 e 89. Finiamo per ratificati. Passiamo al punto numero 1. Surroga del consigliere dimissionario Simone Bertoli. Cioè non so, può essere scritto qualcosa a me, eh? Allora, come sapete, il consigliere Bertoli ha consegnato le proprie dimissioni. Il primo consigliere dei non eletti risultava all'interno della lista del Popolo delle Libertà, il consigliere non eletto appunto era il signor Massimo Parte, non è un fascista, che ha accettato la nomina al consigliere della zona 9 e quindi si invita a questo consiglio a procedere allo scuro del consigliere Bertoli con il suddetto candidato consigliere Massimo Parte. Cominci? Io vocale? No, io non partecipo su me. Presenti 36, favorevoli 36, contrari 0, assunti 0, approvato. Passiamo al punto numero 1. Non c'è più altro, è la convalida, aspetta. Aspetta, un attimo, calma. Passiamo alla convalida dell'elezione del consigliere diventante Massimo Parise. Chiudiamo la votazione. Presenti 36, favorevoli 36, contrari 0, astenuti 0, approvato. Diamo il nostro benvenuto al nuovo consigliere Massimo Parte.
Tu non sai che cosa mi debutta. Facciamo la foto. Abbiamo fatto, ma abbiamo la prova, mi piace, abbiamo fatto la foto. Sulle testimonianze ormai. Grazie. Fatemi dire. Presidente, volevo portare un saluto a tutti i vecchi consiglieri che già conosco, voi ho l'occasione di conoscere le prossime meglio di no. Sono stati 2 anni dove non ho fatto politica elettiva, ma politica attiva ho sempre continuato a farla. Non lo so, una piccola considerazione, si vede che mi destino ogni volta che entro in un partito mi comunicano quello che vogliono, quindi questo si è verificato anche negli anni passati, sia con la Lega Nazionale che con altri partiti, e quindi come battuta l'ho detto prima che magari la prossima volta prenderò la tessera del PD, così abbiamo visto che dove vado chiudo il partito e allora da stasera entro in un partito che non c'è. Niente, datemi tempo di riabilitarmi un attimo, voglio capire un po'. Queste cose strane in questi 2 anni sono accadute, PDL è argomento con PD, invece PDL ha la posizione del PD e dei suoi alleati, non si capisce bene cosa ha detto, prima gli interventi che parlavano di sistema di più, che tra l'altro non è stata mai applicata, quindi è stata applicata malissimo, non arrivano i soldi ai comuni che sono o di sinistra o di destra, si arrabbiano col governo, ma il governo è fatto la sinistra e la destra insieme. Pisapia sta aumentando la tassa di misura, va bene, fermo qua perché non abbiamo già intuito come è successo. Quindi vi auguro un buon lavoro a tutti e l'unica cosa che spero che come sottoscritto, ma ognuno di voi che è qua seduto questa sera è qua solo perché vuole bene a questo quartiere ed è qua per aiutare la crescita e far rendere Milano una città più vivibile. Credo che l'unico scopo sia questo. Quindi che vi piaccia o non vi piaccia, questo è il mio motto, siamo tutti sorelle e fratelli. Grazie. Siamo tutti sorelle e fratelli. Siamo. No, perché Col caso, va bene. Vedo, no, siamo un po' di Milano, fratelli d'Italia. Un'associazione di patrocinio gratuito per il spazio gratuito all'associazione culturale Zona K per la realizzazione dell'iniziativa denominata Isola Kids Festival. APS 4 per la persona di uno sportello di ascolto, altro volontariato Milano ONU per la realizzazione di un corso di ginnastica dolce per anziani, APS l'ordine del Lutercio per la realizzazione di una giornata informativa sui benessere psicofisico di ragazzi. Sono 4 domande che sono state trattate durante la seduta di ufficio di presidenza del 12 settembre. La prima è organizzata dall'Associazione Culturale Zona K, un'associazione che si pone come obiettivo quello di trasformare il quartiere Isola per una giornata in luogo di incontri per famiglie e adulti che è stata. E quindi verranno predisposti dei laboratori, verranno pure degli incontri, dei giochi, la cui la società dell'Associazione ovviamente vorrà partecipare. E chiede alla collezione di patrocinio gratuito alla ASS articolo 4 promuove invece un'iniziativa volta ad attivare uno sportello di ascolto a favore della cittadinanza di Milano Territorio di Zona 9. L'associazione presenta un'iniziativa a fine di arrivare in questa proposta e chiede la concessione di patrocinio gratuito e anche l'utilizzo gratuito di uno spazio e la civica stamperia. Auto e volontariato Milano promuove attività di ginnastica dolce, ballo, gruppo yoga e chiede la concessione dello spazio come è in politico secondo ovviamente la disponibilità sono gli 4, poi si trova in zona 9 e infine l'Ordine dell'Universo Associazione Matriotica Italiana di Promozione Sociale promuove una giornata formativa sul benessere psicofisico dei bambini con medici ed esperti
con giochi e intrattenimenti. A fine di avvio a questa iniziativa richiede la concessione di 45 minuti dello spazio a tutto il mondo. Non sono interventi, mettiamo in votazione. Dove facciamo? C'è scritto orso eliminato, ma è quello per gli anziani. L'orso di ginnastica. Di ginnastica non c'è per anziani, non vorrei che si risparmi. Vediamo la votazione. Presenti 37, voi 35, contrari 0, sono più 1, approvato. Mettiamo in votazione rimediata l'eseguibilità. Ma io ho votato. Vediamo la votazione. Presenti 25, poi 25, contro 0, tutti 0, approvato. Passiamo al punto numero 4, approvazione dell'iniziativa denominata l'equilibrio instabile, presentata dalla società culturale Mo. La parola al presidente della commissione commercio e proprietà produttiva, Andrea Concettoli. In data 29 agosto 2013 si è riunita la Commissione Commercio e Attività Produttive che ha approvato a maggioranza la richiesta di finanziamento formulata dall'Associazione Culturale del Mons per lo svolgimento e la realizzazione di un evento letterario festa che si svolgerà indicativamente il 13 ottobre 2013 presso il tema della giornata vedrà anche la collaborazione di tutte le librerie dei quartieri Isola, cioè Isola Libre, Spazio Booker, Camera, eccetera, sarà l'equilibrio instabile, un titolo contenitore che rimanda ad un confronto sulla precarietà lavorativa ed economica, ma anche alla precarietà dei rapporti di relazione. Presenzieranno numerosi autori, da Andrea Scardelli a Vincenzo Latronico, da Irene Chias a Giuseppe Gemma, ad una tavola rotonda, una mostra fotografica a cura della scuola di fotografia di Viccamera e la laboratorio di illustrazione a cura dello studio di grafica Armadillo. Ci sarà anche un aperitivo letterario finale. La commissione, vista la validità dell'evento, propone di sostenere l'iniziativa con un finanziamento MAP di 600 euro, lo straccio integrale dell'occupazione del suo pubblico COSAP, compatibilmente alle risorse presenti all'interno del fondo di carico della zona 9, l'utilizzo della civica Santeria per la realizzazione di locandine e manifesti per la pubblicizzazione dell'iniziativa, nei limiti della disponibilità del budget assegnato al settore zona 9, con l'onere per l'associazione proponente di farsi carico della redazione della locandina pubblicitaria. Voglio pertanto, con questo loro consiglio, approvare l'iniziativa. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 38, favorevoli 30, contrari 1, astenuti 7, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata disponibilità. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 27, valori 27, stati 0, stati 0, approvato. Passiamo all'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, parere inerente potenziale utilizzo degli stabili siti di Arien 22, via Livigno e di via Spadini 15. La parola al Presidente della Commissione, per la parola di mano, per voi. Grazie Presidente. Vi leggo la relazione.
Onorevole Consiglio, a seguito della delibera della Giunta Comunale 1978 del 28 settembre 2012, avete come oggetto approvazione dei criteri per l'utilizzo e la concessione d'uso di immobili di proprietà comunale al fine di avviare progetti finalizzati allo sviluppo di attività culturali, sociali ed economiche. Le commissioni di Case Popolari di Mani e del Centramento si sono riunite congiuntamente il 3 luglio 2013 alla presenza del dottor Monaci, che ha illustrato la delibera 1978. Il lavoro è proseguito con le commissioni Case Popolari di Mani il 25 luglio con sopralluogo presso lo spazio di Viale Jenner per prendere visione del locale a disposizione e non si è ritenuto opportuno di effettuare un sopralluogo presso lo stabile di Via Spadini in quanto capo di edificio con presenza di amianto e con gli accessi murali. Per il periodo di occupazione abusiva. Allo scopo di valorizzare i propri immobili, in particolare quelli non utilizzati e in condizioni di mercato, la delibera sopracitata punta ad un sistema basato sulla promozione e sulla valorizzazione di progetti sociali, culturali, imprenditoriali, soprattutto nelle periferie. In questa logica, il Consiglio di Zona 9 con la commissione conclusiva tenutasi per il 13 settembre 2013 e i criteri discussi e approvati a maggioranza, esprime il suo parere e valuta le proposte fino ad ora giunte come manifestazioni di interesse in termini complessivi, esprimendo le seguenti valutazioni. Sullo spazio di Via Livigno, angolo Via Livigno 44. Lo spazio di Via Livigno, angolo Via Livigno, è di superficie di metri quadri 929 con un piano fuori terra. Per sua vocazione storica ha l'acqua come elemento centrale, essendo questo spazio per decenni dedicato alla cura del corpo delle persone a disagio sociale ed abitativo, come loggia pubblica. In questo solco, un codesto consiglio di zona sostiene i progetti che parlano di acqua e di cura del corpo. In generale, progettare un luogo aperto all'incontro, un centro aggregativo polifunzionale in vista di Expo 2015, nutrire il pianeta, energia per la vita, dove il cibo sia elemento di comunicazione e di cultura, può essere valutato positivamente da questo Consiglio di Zona. Il Consiglio di Zona 9 chiede di preservare il marmo traversino che ricopre attualmente le pareti dell'ex dorge e consigliamo, dove fosse possibile, il suo riutilizzo e in generale la sua preservazione. Spazio di Via Spadini 15. Lo spazio di Via Spadini 15, superficie 24.871, sempre un piano fuori terra, per sua vocazione, nel centro del bambino maltrattato, si presta a diventare il luogo di accoglienza sociale in tutte le sue declinazioni. Si può diventare una nuova comunità e quartiere come centro aggregativo culturale. Il Consiglio di Zona 9 vede questo spazio in una logica di utilizzo sociale, senza che questo vada a pesare sul contesto dove lo spazio sorge. Anzi, cercando di favorire la coesione sociale nel quartiere Comasina, che nel recente passato ha vissuto una forte disintegrazione sociale. Il pensiero del Consiglio di Zona 9 va nel senso del concorrere ad aprire la struttura al quartiere e alla città, contribuire a creare un luogo con una nuova identità, ad esempio un polo ricettivo per studenti, giovani lavoratori, formazione e lavoro per i giovani del quartiere e il luogo di aggregazione culturale. Voglio pertanto con questo onorevole consiglio a provare le proposte di professore. Grazie Presidente Fregoni, consigliere De Lorenzo. No, solamente non è in commissione mia. Mi sta benissimo tra indicazioni di alieno, no? Mi sembra che sia anche occupato il comitato, lo stato, non so, quindi aspetta di poterlo portare per portare. Io faccio. Faccio un emendamento in una parola sola, poi no. Dopo lo spazio di Verdino, mentre tra parentesi attualmente occupato, parentesi. Ecco, però attualmente è così. Vedete poi se c'è fa l'emendamento. Consigliere, grazie Presidente, io ero presente alla commissione, abbiamo affrontato le problematiche, sappiamo anche che la problematica per quanto riguarda gli alieni, conosciuta da tutti il fatto che è occupata, però certamente le vocazioni che all'interno di questa delibera sono sicuramente vocazioni che ritengo siano importanti e che possono essere condivise anche da parte nostra.
Per quanto riguarda via Spadini, l'unica cosa che ritenevo di aggiungere è che questa come vocazione prima era il centro del bambino maltrattato, quindi ritengo che sia importante continuare sul solco dell'accoglienza, dell'assistenza sociale legata più che altro al bambino, non certo al bambino maltrattato, ma anzi rivalutare quel luogo per qualche cosa essere più utilizzabile per l'infanzia o il mondo dell'infanzia con le scelte culturali. Quindi presentavo un emendamento che certamente non vuol dire di restringere il campo, ma allargarlo, ma quantomeno far capire che dal punto di vista del Consiglio di zona c'è un certo interesse a che il filone legato al mondo del bambino non più maltrattato, ma anzi rivalutato e riqualificato possa essere utilizzato in questo spazio. Pertanto chiedo di presentare un emendamento che dice aggiungere al punto di Gasparini dopo le parole culturale la frase legate anche al mondo del bambino. Dov'è che lo aggiungiamo? Grazie, grazie Presidente. Devo dire che ringrazio la Presidente Ferroni per il lavoro che ha svolto, condivido in gran parte quello che è proposto nella delibera. La preoccupazione mia del mio gruppo, comunque, come già accennato da altri prima, riguarda quello che è avvenuto nello stadio di Galeria, che risulta attualmente occupato e che speriamo l'amministrazione comunale sia pronta al più presto a renderlo nuovamente disponibile per l'attività alle quali noi vogliamo destinare, sia per dare un segnale forte in tendenza rispetto alle numerose occupazioni che si sono susseguite negli stati comunali nel corso degli ultimi due anni, sia anche per la stessa sicurezza dei occupanti che si trovano in una struttura altamente degradata che nelle condizioni attuali non può essere assolutamente utilizzata. Per quello che riguarda lo stadio di Via Spadini, ripeto, lo ringrazio perché le manifestazioni di interesse che erano state raccolte da parte del Comune avevano manifestato non tanto e non solo come capogruppo della Lega, ma soprattutto come cittadino, abitante, residente del quartiere di Comasina, profonda preoccupazione, perché le proposte erano destinate a utilizzi particolari di quella struttura che risultavano assolutamente non adeguati alla realtà del quartiere. Non voglio e non sarebbe neanche giusto entrare specificatamente nel merito, però la ringrazio appunto perché la delibera va in direzione assolutamente opposta a quello che sembrava essere destinato dallo spazio e concordo quindi pienamente con le emendamenti presentate dal capogruppo PDL che va a indirizzarsi per un utilizzo senz'altro più importante e più utile per il quartiere e per l'associazione che se ne dedicherà senza la grazie. Grazie, Presidente Rocco. Però devi intervenire tu. Solo per dire che ringrazio la Presidente Fregoni per il lavoro, per come è stato svolto seriamente nel corso del tempo andando a ispezionare gli spazi dove era possibile. E fornendo tutte le informazioni necessarie per l'analisi della situazione. Per quanto riguarda la richiesta di De Lorenzo mi sembra inaccettabile perché a quanto lo so noi stiamo solo indicando quelle che sono le diciamo desiderata di questo consiglio di zona relativamente agli spazi e nel caso in cui questi spazi non saranno prima delle cose che sono possibilmente rilevanti, per cui io eviterei e aspetterei il corso degli eventi per vedere se nel prossimo futuro la situazione qui quindi libera. Però non so, perché noi non è non so parte proprio l'oggetto della richiesta. Non so se per me è una cosa fattibile anche perché una delle manifestazioni di interesse se non erro era del teatro del Durato, se non ho domani, quindi sicuramente è un'iniziativa culturale che è rivolta a promuovere lo sviluppo liberale in modo di via l'IEN per procedere con il bambino. Thank you.
Intanto per quanto riguarda questa struttura, come ho già avuto modo di dire settimana scorsa, parla con me, no, sto pensando. In questa fase, in questo momento siamo di fronte a una situazione di uno spazio occupato, uno spazio che richiama l'attenzione, la cittadinanza per quanto riguarda gli spazi comunali e non solo in abbandono, e che ovviamente lascia all'amministrazione comunale e all'istituzione come i consigli di zona, ma anche ai cittadini, lo scopo di interrogarsi su quale futuro per questi spazi. Abbiamo visto che le docce comunali lasciate al degrado sono diventate una roba vergognosa da mostrare, e che quindi implicherà anche dei costi eccessivi per chi dovrà poi ristrutturarla. È evidente che la questione di legalità deve essere ripristinata, ma altrettanto si deve anche aprire un dialogo, un confronto con questa realtà dei beni comuni, ma non solo loro, perché è giusto che a Milano ci siano più spazi aperti alla cittadinanza e alla creazione. Lo dico per un semplice motivo: al di là del mio pensiero di contrarietà alle occupazioni, ma ritengo che sia giusto che ci siano dei giovani o delle associazioni e comitati che abbiano degli spazi. Perché faccio questo esempio che è capitato ieri sera in piazza Schiavone, potrà contare poco, ma è significativo dal punto di vista del bisogno di spazi di aggregazione e di confronto tra le varie generazioni. Ieri sera c'era lo spettacolo della Verde Stato in piazza Schiavone, un bellissimo spettacolo con una presenza di oltre 100 persone, ma che ha visto a un certo punto alle 10:15 scendere un cittadino perché le dava fastidio la musica, avendo chiamato carabinieri, polizia, vigili, il mondo intero, no? E lamentava il fatto che si faceva musica. Allora io credo che se noi dobbiamo pensare a una città che accoglie, a una città aperta ai bisogni, una città che risponde alle esigenze delle varie generazioni, anche gli spazi pubblici che sono in abbandono devono trovare una loro collocazione. Quindi, al di là della contrarietà, io ritengo che sia stato aperto un canale, anzi si debba aprire un canale di confronto con questo consiglio di zona e loro, e dei beni comuni, in quanto è già stato aperto anche a livello comunale un rapporto per capire quali sono i bisogni e le esigenze. E questo non vuol dire allora adesso gli assegniamo uno spazio, è ovvio che bisogna tornare nella legalità, però il ragionamento, il confronto per capire le esigenze è avviato, e questo consiglio di zona deve fare la stessa cosa. Io credo che la delibera non risponda a niente di questo bisogno, anche perché se è vero, come sembra, che la possibilità di presentare dei progetti di interesse sia scaduta alla fine di marzo, non riesco a capire perché noi arriviamo a stasera a dover deliberare in merito a quello spazio. Avremmo potuto ragionarci prima, avremmo potuto pensarci prima. Abbiamo fatto un sopralluogo con una sola associazione che è tra quelle che ha presentato l'oggetto di interesse, mentre le altre non erano presenti, sarebbe interessante capire perché non erano presenti, se erano stati invitati o perché non erano stati invitati. Detto questo, per non farla troppo lunga, perché ce ne sarebbe molto da dire, e credo che rispetto alla questione di come utilizzare quello spazio, io credo che non sia neanche molto chiaro quando si dice che questo consiglio sostiene i progetti che parlano di acqua e di cura del corpo, perché se parliamo di un progetto di riqualificazione delle docce pubbliche, come è avvenuto nel confronto in commissione, che è quello di tornare alle origini dello spazio e giustamente guardando a un bisogno, a un'attenzione del momento che è quello sulla donna, allora io credo che dobbiamo essere anche chiari, almeno tra di noi,
perché sappiamo, sì, perché si parlava di questo progetto qua, quindi dobbiamo essere chiari almeno tra di noi, sapendo che le casse del comune non hanno soldi, lo si vede che il bilancio non è stato ancora approvato, e quindi se parliamo di questo, vado a concludere, se parliamo di questo è evidente che noi stiamo dicendo delle cose che non sono del tutto veritiere, perché non possiamo fare quando i soldi non ci sono. Dopodiché io credo che anche perché c'è stata un'apertura di dare la possibilità alle associazioni come i beni comuni di poter partecipare anche prima dell'apertura del bando con la presentazione di un progetto, io credo che vada data questa possibilità. È evidente che questa delibera, se resta così com'è, non può avere il mio voto favorevole. Grazie Presidente. Io mi associo, come già ho fatto nella sede di commissione, all'unanime consenso degli altri colleghi sul lavoro seriamente condotto dal Presidente Fregoni. Ma allo stesso tempo mi chiedo come in maniera fattiva nell'oggetto abbiamo parere inerente il potenziale utilizzo, e quello del termine, quel potenziale utilizzo non è sicuramente messo a caso, per termine potenziale. E mi chiedo quando potrà avere la reale, la piena attuazione di questo progetto, mi spiego. E chiaramente stiamo parlando di due siti molto delicati, come abbiamo visto hanno entrambi delle criticità. Il primo, per primo intendo le Spadine, per esempio Corazina ha visto che c'è una presenza forte del bianco, quindi non si potrà perossimamente utilizzare se non modificandolo. E bonifica sappiamo che vuol dire tanti, insomma, denaro che poi bisognerà trovare. Altrettanto il discorso di Vigno e di Iene, in quanto occupato, anche questo non sarà immediatamente disponibile, quindi utilizzabile, chiaramente. E magari se può rispondermi, forse mi è sfuggito anche in termini di commissione, mi sono dimenticato di chiedere i tempi previsti per poter, non dico a questo punto, è ovvio che essendo un edificio occupato i tempi non si possono stabilire in maniera netta, non è che c'è ancora un programma di disoccupazione. E tuttavia su Via Spadini invece magari non c'è un programma possibile, se è stato pensato, penso di sì, perché lei ha condotto, come dicevo, in maniera incognabile questo lavoro, quindi sicuramente non sarà sfuggito. Un unico dettaglio, a parte uno un po' sciocco, cioè della coesione sociale di Quartiere Comandina, che in meno recente è passato anche tutta una forte integrazione sociale, è recente passato, non sono d'accordo sul recente, da sempre, è così. E l'altra cosa, si vede molto forte, e l'altra cosa è invece che si era parlato in maniera molto tranquilla, molto, si era anche d'accordo sulla vocazione ovviamente culturale di questo spazio, mancando in quest'area ovviamente qualsiasi tipo di aggregazione sociale e culturale. Il discorso del poco ricettivo sui presenti giovani lavoratori, volevo far solo notare, ma lei lo saprà sicuramente, che il quartiere a breve o comunque a medio termine avrà un'area con una forte funzione di alloggi, insomma spazi per alloggi per studenti, in particolare per studenti dell'Università di Cocca in via Comasina. Quindi magari non so se aggiungo qualche cosa che già sa, quindi complimenti comunque in generale per il lavoro. Consigliere Bello. Grazie Presidente. Una piccola chiosa, innanzitutto volevo fare gli auguri di buon lavoro al mio consigliere Massimo Parise, anche se mi sembra un po' strano il simbolo che ha sul segno posto, stona un attimino, ritorno sulla delibera. Io volevo ringraziare la Presidente Fregoni perché comunque la delibera mi sembra ottima. Mi piace soprattutto la parte in cui si parla del mantenimento del recupero del travertino, visto che sto parlando di alluminio, visto che ce n'è un'infinità, le docce erano divise da travertino, per cui anche un valore
storico notevole e può essere recuperato nel modo con riutilizzo di renderlo più bello. L'unica cosa è che purtroppo adesso risulta occupato. Mi sarebbe piaciuto trovare e vedere nella delibera un riferimento alla richiesta di sgombero immediato, visto che sta per andare a bando ed essere assegnato comunque all'associazione. Per cui io non riesco a capire gli interventi che abbiamo sentito stasera, in cui, se non ho capito male, un consigliere, nonché presidente, ha detto che stanno trattando per lo sgombero, per una roba del genere, o perlomeno che ha giustificato perché. Questa è una cosa assurda, cioè gli immobili, se si decide, l'amministrazione ha deciso di darle alle associazioni e mettere a bando, è giusto che vadano alle associazioni. Comunque uno sgombero secondo me va in qualsiasi caso condannato. Cioè uno sgombero, scusate, un'occupazione va in qualsiasi caso condannato e deve essere assolutamente sgomberato il più deve spendere possibile. Scusate, ero già passato tutto. Almeno vi ho svegliato. Guarda che tutti in silenzio. No, la Lega condanna l'occupazione. Comunque io chiederei, adesso vabbè, non c'è tempo di emendare comunque la delibera e poi comunque non ha senso, presenteremo una mozione in cui condanneremo sicuramente le occupazioni e chiederemo che le associazioni, i personaggi, i soggetti, i gruppi che occupano non possono partecipare alla richiesta di bando. Assolutamente, perché comunque è un segnale che la giunta Pisapia dovrebbe dare. È vero che ultimamente ci avete abituato a occupazioni da tutte le parti, perché c'è qualcuno che occupa e poi si va a mediare, si tenta di andare e di farli uscire, escono, poi occupano un'altra parte, per cui o la giunta prende. La giunta prende le posizioni e condanna questi benedetti sgomberi, questi benedetti occupazioni, e le sgombera immediatamente, perché non esiste che si pensi all'utilizzo anche molto funzionale e associativo degli immobili e poi vengano occupati da comunque persone che arrivano dalla vostra parte, per cui è una cosa assurda. Grazie, ma la parola al Presidente Pimone, rispetto alla questione dell'occupazione abusiva, chiaramente la situazione è attenzionata dal questore, all'assessore e al sindaco. Sono informati, la mia ultima mail sale proprio a questo pomeriggio, ma a me comunque chiedevo appunto che tipo di percorso si stesse impostando per raggiungere, comperare lo spazio, questo di viale, di cui stiamo parlando, di viale Niente. Per quanto riguarda i due spazi, come sapete, noi stiamo valutando e dando la nostra opinione sulle manifestazioni di interesse che sono state presentate, che appunto, come si chiamava prima, sono state raccolte e trovate per il 21 marzo. Dopodiché, in base anche alla nostra, alle nostre valutazioni, che mi sembra di capire sono state dalla prevalenza dei consiglieri apprezzate, il bando verrà fatto, verrà steso un bando proprio in base anche ai nostri, diciamo così, suggerimenti. Detto questo, non si apre nessun colloquio e quindi si aprirà nessun tavolo, chi occupa assolutamente uno spazio, si potrà parlare con chiunque, come il nostro consiglio, poi consiglieri parliamo con chiunque, associazioni, cittadini, dopo che lo spazio sarà stato sgomberato, perché non si ravvede la motivazione per cui uno deve andare a colloquiare con persone che hanno abusivamente occupato uno spazio, creando peraltro una discrasia con associazioni che invece regolarmente attendono un bando, pagano un affitto e aspettano
che appunto gli spazi vengano messi a disposizione della cittadinanza per fare servizi al territorio. Per quanto riguarda inserire all'interno della nostra delibera il fatto che sia occupato, è un aspetto assolutamente rilevante, perché come sapete il bando verrà fatto, deve essere fatto nel momento in cui lo spazio è libero da persone e cose, per cui è inevitabile che quando verrà messo il bando il spazio dovrà essere libero. E quindi auspichiamo che si proceda in tempi ragionevolmente brevi per poter appunto, mettere a bando i due spazi, poter restituire degli spazi che sono stati abbandonati per anni a disposizione del territorio. Presidente Fregoso. Grazie Presidente. Accolgo l'emendamento di Fregellone, nel senso capogruppo Fregellone. L'emendamento viene fatto, per cui se non sbaglio è un centro educativo culturale rivolto anche al mondo dei bambini, in questo senso, non lo fanno giù perché sennò si va a ascoltare, ma quello che è il mondo dei bambini in generale. A complementamento rispetto poi alle considerazioni che faceva il gruppo Perego, infatti come lei ha notato ho proprio inserito quella frase perché pensare su un contesto già disgregato ma nel recente passato, perché da questa parte lo conosciamo tutti bene, eravamo appunto la commissione intenzionati a rilevare, a far rilevare in assessorato che quello è un ambiente, è comunque un tessuto fragile sul quale noi non possiamo andare a aprire la coglienza o lo spirito era esattamente quello che lei coglieva, quindi se siete d'accordo chiedo di andare al voto. Grazie Presidente. Grazie, allora abbiamo l'emendamento Fede Pellone che dice appunto di inserire dopo la parola culturale la frase legata anche al gruppo del bambino. Siamo in fase di votazione dell'emendamento. L'emendamento. Vediamo la votazione, favorevoli 3, presenti 34, favorevoli 31, contrari 0, contro 3. Approvato. Bravo, l'emendamento. Mettiamo in votazione l'intera delibera emendata. Abbiamo la votazione, presenti 34, favorevoli 28, contrari 4, astenuti 2, approvato, era l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, la seduta è chiusa. Grazie, ti apro i pasticcini. I sindaci di gruppo possono avvicinarsi per una comunicazione, grazie.